Federico, buongiorno intanto. Siete ancora in Ciao. Italia o siete già andati in quelli di Londra? Siamo in Italia al momento, stiamo partendo per Roma per lavoro. Purtroppo ancora non possiamo rientrare a Londra e non sappiamo quando ci rientreremo, perché comunque ancora lì c'è la quarantena imposta se ci si muove appena si rientra nel paese. Quindi per ora rimaniamo in Rimanere Italia. chiusi, esatto, per 15 giorni, insomma, non è il caso, non ci piace. Tutto questo tempo, sì, ci godiamo il tempo a disposizione in Italia. Allora, senti, intanto io sono partita da una connotazione personale di voi, però insomma vi volevo presentare perché voi siete gli autori di Imparare dal Vento, questo film girato in lockdown, tra l'altro utilizzando ovviamente i vostri fratelli e sorelle rispettivi, no? Perché giustamente diceva Sofia, non c'era scelta e comunque sono stati bravissimi, anzi vi faccio i complimenti. Ed è un lavoro, insomma, che narra una storia avendo a disposizione pochissimo, il che ti dico, mi piace tantissimo da una parte, come no, perché mette anche a nudo l'importanza poi di poter produrre liberamente. Penso che anche voi come registi questo ne abbiate sentito l'esigenza. Intanto un vostro commento sull'idea quando vi è venuta e anche com'è stato girare così. Allora, innanzitutto a proposito di questi limiti, possibilità, eccetera, eccetera, voglio dire che non è stato facile arrangiarci con quel poco che avevamo. Comunque siamo abituati a avere un set grosso, possibilità, persone, eccetera, eccetera. La situazione ci ha messo un po' a nudo dicendo come facciamo a fare un film guardabile, proprio anche a livello estetico, con una narrativa senza avere praticamente a disposizione nulla. Quindi senza luci, senza crew, senza camere super fighe, senza attori, senza niente. Quindi diciamo che il film ha cercato di sposare queste impossibilità, cercando invece di portarle a nostro favore. Parte tutto, diciamo, da un'iniziativa che è stata promossa da Great Guns, che è la mia casa di produzione in Inghilterra. Come, cioè, sicuramente ci siamo accorti un po' tutti che verso fine marzo, inizio aprile c'è stata questa un po' esplosione giustificata, no? Di contenuti legati a quello che stavamo vivendo, sia nel cinema, nella narrazione, come anche in pubblicità, no? In quel momento storico c'era una grande attenzione chiaramente per la situazione italiana, al che i miei produttori hanno chiesto mi hanno spronato un po' a scrivere qualcosa che potesse essere un contenuto di storytelling, ma che vivesse a sé stante un po' dalla situazione del lockdown, un po' come una sfida, un po' anche per chiaramente cercare di documentare questo periodo storico. Diciamo, anche noi abbiamo sentito questa esigenza di raccontare quello che stava accadendo e di cercare di spiegarci anche un po' quello che stavamo vivendo attraverso il filtro della macchina da presa. Quindi questo è quello che è accaduto e come è nato un po' il progetto. Quindi spronati da questa iniziativa del roster di Great Guns che ci ha un po' finanziato il progetto da un punto di vista economico, abbiamo iniziato e abbiamo cercato di capire come potevamo agire, come potevamo raccontare una storia che non fosse soltanto una storia legata al Covid, ma abbiamo deciso appunto di utilizzare mio fratello e la sorella di Sofia per filtrare, diciamo, il periodo del lockdown attraverso uno sguardo adolescenziale, quindi come se fosse un racconto di formazione tra due adolescenti Quindi, ma praticamente. voi lavorate, cioè siete una coppia lavorativa stabilmente oppure è stato un caso il fatto di mettervi insieme? No, non lavoriamo quasi mai solitamente. È capitato in passato, ma sempre per progetti, diciamo, speciali, chiamiamoli così, ecco. E Io non perché? Perché avete sentito l'esigenza, insomma, di affidarvi a una casa di produzione inglese, due registi talentuosi italiani? Fuga di cervelli, fuga di Perché talenti. io ho fatto il mio percorso, diciamo, di studi, iniziato a Milano, poi ultimato in Inghilterra, ho studiato alla Scuola Nazionale di Cinema Inglese, quindi un po' sono legato a questa produzione che fin dall'inizio mi ha aiutato molto, diciamo, E tu, nei miei Sofia? rapporti.
Anch'io ho studiato a Londra, attualmente ho più lavori in Italia, però appunto metà mi divido comunque tra l'Inghilterra e l'Italia. Faccio anche altro in realtà, faccio più animazione, non sono della pubblicità come Federico. Senti, ma esiste dei pregi e dei difetti delle case di produzione, insomma, del lavorare con supporti italiani o londinesi? E allora, dal punto di sicuramente quello che ci manca, che è un po' il solito discorso italiano, il fatto di avere di sviluppare dei rapporti stabili con dei produttori che ti capiscano all'interno delle produzioni, che abbiano in mente non soltanto lo specifico progetto che stai affrontando in quel momento della carriera, ma un percorso più a lungo termine, che fa parte quindi anche di un'evoluzione della reel e dello stile. Questa cosa qui accade anche in Italia, per fortuna ci sono produttori bravissimi, però è più difficile sicuramente questa dinamica, perché appunto c'è un... Ma tu sei in esclusiva per loro? Sì, sul mercato inglese. Sì, anche probabilmente perché in Italia ci sono sempre meno esclusive, quasi nessuno, quindi si investe di meno sulla risorsa perché non ti resta in casa probabilmente. Esatto, sì, chiaramente le dinamiche sono diverse. In Inghilterra invece c'è chiaramente un sistema molto, per lo più, basato sulle esclusive. Sono pochissimi i registi disponibili freelance sul mercato, che lavorano magari con le produzioni in house delle agenzie, però per lo più diciamo... Rispetto ai progetti che vi vengono, visto che tu ti occupi anche di pubblicità, rispetto ai progetti insomma che vengono assegnati, c'è maggiore libertà o maggiore peso della casa di produzione quando si tratta insomma del brainstorming creativo per definire poi i parametri entro cui far viaggiare la creatività? In realtà sotto quel punto di vista no, nel senso che siamo abbastanza simili quando decidiamo di approcciare il progetto. C'è forse un punto di vista diverso su quei progetti che magari sono minori o collaterali, ma che servono ai registi per sperimentare, e quindi che la casa di produzione a volte decide di approcciarli anche con dei margini, diciamo, magari minori di markup sui progetti, per aiutare chiaramente le regie a svilupparsi e a crescere, anche avere la possibilità magari di sperimentare su quello che per esempio in Italia è un mercato quasi morto, che è quello dei videoclip, no? È molto difficile alla fine lavorare su questo tipo di progetti, perché purtroppo non abbiamo i parametri che ce lo consentono. Però nonostante questo, per questo progetto abbiamo trovato un partner che è Ascent Film, una casa di produzione di Roma, fa parte del gruppo Groenlandia, che si occupa di cinema principalmente, ci ha aiutato molto soprattutto nel casting delle voci. Abbiamo due attori molto bravi di base a Roma e siamo molto contenti di aver trovato anche il nostro partner italiano. Anche perché era difficile gestire un certo tipo di produzione più italiana con gli inglesi. Certo. E per te, Sofia, insomma, com'è lavorare in Italia? Italiano. Per te, Sofia, lavorare in Italia o lavorare con Londra? Cioè, c'è differenza? Trovi delle prerogative, dei pro e dei contro nelle due situazioni? Non riuscirei a definire delle linee specifiche, perché ho avuto esperienze in settori un po' diversi da uno o dall'altra parte. Quindi non riuscirei a fare un paragone. I tempi di sviluppo sensato. Sicuramente. I tempi di sviluppo dei progetti sono completamente diversi, nel senso che nella maggior parte dei casi si ha comunque un pochino più di tempo di preparare le cose, anche quando ci sono dei progetti ambiziosi, magari complessi, da realizzare con le agenzie, cioè si abbia un dialogo che è più costante nel tempo, e quindi questo sicuramente influisce anche sulla possibilità di preparare e fare crafting sui film che si fanno. A volte ci si ritrova anche a dover girare da una settimana all'altra e i film sono complessi. Questo dove dici?
Cioè, più tempo in Italia o più tempo a Londra? No, più tempo a Londra, sì, sicuramente. Diciamo, sì, in generale c'è un'organizzazione un pochino più... Però in realtà non ci... Io sono molto contento di lavorare con... in Italia e con, ci sono anche tanti altri pregi soprattutto nelle, diciamo, nelle professionalità artistiche. Abbiamo dei direttori di fotografia, scenografi, montatori bravissimi in Italia, e quindi quello è, poi noi abbiamo una, non so, un'indole un pochino più calda, ecco, nel, anche nell'approcciare i progetti ci mettiamo più poesia. Divertente approcciare questa poesia con i produttori inglesi, sì, che invece erano più sul, appunto, quando arriva i file della Color, queste cose qua. Sì, sì. Però anche a me ha stupito molto la partecipazione di Great Guns, con cui non mi è mai capitato di lavorare in passato, però ci hanno davvero sostenuto il progetto fin dall'inizio, lasciandoci comunque molta carta bianca su tutta la parte creativa. Sì, ecco, forse questo rientra in quel discorso, ecco, delle, no, delle esclusive, del rapporto con i produttori, sì. Anche un rapporto di fiducia sulla base veramente di quello che è il percorso che hai fatto con loro, sulla reel che hai sviluppato negli anni, e quindi quando sentono, no, l'esigenza, la vocazione di voler raccontare una storia, forse c'è un pochino più di spontaneità e anche voglia di aiutare i registi nel fare dei progetti speciali che aiutano comunque a costruire, muoversi in altri territori. E... Cioè, qual è il vostro sogno? Ad esempio, Federico, tu rimanere in pubblicità o stai guardando un lungometraggio? La mia, diciamo, la mia carriera in pubblicità è sempre stata collaterale, nel senso che comunque i miei progetti più famosi sono alla fine dei branded content, in cui anche la forma di raccontare comunque il brand o la moda, per lo più, per quanto mi riguarda, le automobili, c'è più tempo e c'è più racconto, quindi io ho sviluppato anche in pubblicità comunque uno stile per lo più basato sul racconto dei luoghi, dei personaggi, e comunque già con un approccio direi più cinematografico, proprio per le tempistiche che solitamente mi danno a disposizione. Nonostante ciò mi piace tantissimo, io adoro il racconto breve, quindi per ora sono focalizzato su questo e voglio rimanere a fare questi contenuti comunque brevi e pubblicità. Poi un giorno, pian piano, cerchiamo di sviluppare anche di raccogliere un bagaglio esperienziale che speriamo ci porterà a fare dei film più lunghi. E tu, Sofia? Io il contrario, direi. Io non vedo l'ora di fare il mio primo lungometraggio, sono molto più incentrata sulla narrativa, sulla fiction. Anche sull'animazione, no? Cioè, sì, film. Ora... Hai già in mente una sceneggiatura? Cioè, c'è già qualcosa di concreto? No, il cassetto della scrivania già stampata, pronta. Sarà, dai, dici un po' l'ambientazione, dai un po' una visione di questa storia. No, è troppo lungo, poi distoglie dalle attenzioni, dal film corrente, però è pronto. Ma si tratta, cioè, voglio dire, di una storia più attinente al reale o di una storia fantastica? No, è un drama ambientato al giorno d'oggi, che segue una linea narrativa che si rifà a un libro di Pushkin della letteratura russa, ma è completamente stravolto e riportato ai giorni nostri con un contesto delle dinamiche attuali. Un bel filmone, bello leggero, insomma. Sai che la sfida per me, ma anche mi allargo a noi, è capire quanto vogliamo essere italiani e far cinema italiano e quanto invece a buttarci su un contesto internazionale, perché comunque ci sono delle sensibilità diverse, delle tematiche che vanno più o meno da una parte, e avendo avuto formazione in Italia ma in Inghilterra, ma comunque essendo legata all'Italia, c'è in questo momento, secondo me, da capire dove
conviene stare, dove sviluppare la propria anche creatività. Anche perché insomma un trend di sottofondo parla di voglia di sviluppare, se vuoi, un'onda, cioè un polo latino di produzione, no? Perché è da che contrasti anche, cioè se vuoi questo lockdown comunque ha messo anche in dubbio determinate visioni, no, del business del mondo, per cui c'è la volontà, sto sentendo insomma voci di sottofondo che parlano di questo, quindi legato a Italia, Francia, Spagna come tipo di pensiero, quindi in effetti è assolutamente pertinente il pensiero che tu fai, cioè dove è giusto stare, perché sono gusti differenti. No, perché non è più così facile muoversi, non possiamo più farci la settimana di un lavoro a Londra e quella dopo a Milano come facevamo prima. È vero, è vero. Non è, almeno per ancora un po' non è possibile. Sarà possibile. Sia dal punto di vista logistico, ma probabilmente anche dal punto di vista di un gusto che è differente, no? Non lo so, però sì, il futuro diciamo che potrà essere abbastanza sfidante da questo punto di vista, anche ricco di opportunità nuove probabilmente. Pure è quello forse di questa cosa qui, il fatto che adesso anche tutti i talent, no, italiani, colleghi, registi si trovano in Italia in questo momento con la difficoltà di uscire fuori paese. Io per esempio ero abituato a girare molto in Asia, anche in giro per l'Europa, in Spagna, e in questo momento non è chiaramente possibile, non è possibile ed è molto, o è molto difficile farlo, quindi forse questo è un momento in cui possiamo un po' raffinare, sì, ritrovare anche, riscoprire i talenti locali e cercare appunto di collaborare con dei produttori per far sì che questa fiducia di cui si parla possa trovare anche in un contesto a Milano, da noi. Noi ce lo auguriamo. Senti, imparare dal vento invece che tipo di distribuzione avrà adesso? Insomma, quale sarà il suo percorso? Allora, noi abbiamo deciso di... abbiamo quest'urgenza, no, di raccontare questa storia, anche perché comunque è stata completamente girata tra la fase 1 e la fase 2, quindi proprio nel momento in cui ancora i set non erano ripresi neanche con le crew minori, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo veramente girato, fatto, fotografato tutto quanto da soli e volevamo che venisse apprezzato subito questo lavoro qui, quindi avevo deciso di uscire sul web con dei portali e delle interviste, quello che stiamo facendo anche con voi, e adesso invece chiaramente passeremo da quello che sarebbe il processo regolare, quindi circuito di festival, queste cose qui. Non volevamo aspettare i festival perché non aveva senso per noi, avendo fatto questo lavoro con le limitazioni, farlo vedere a ottobre. Sia per un discorso di tematiche, che ovviamente ora sono ancora attuali, fra due mesi si spera che la gente non abbia più voglia di vedere contenuti legati al Covid, e due, per appunto sfruttare tutti i limiti e lo speciale di questo progetto, che è appunto un film fatto in lockdown, dovevamo buttarlo fuori subito, se avessimo aspettato lo facevamo meglio con una crew, come dicevamo all'inizio. No, io sono perfettamente d'accordo, avete fatto bene a farlo vedere subito, anche perché adesso è fresco. Magari poi verrà la voglia di rivederlo, no? Chissà, tra un anno, tra due anni. Sicuramente sarà interessante capire dove siamo andati intanto, chissà. Infatti, no, poi adesso tanti festival, tra l'altro, stanno aprendo delle sezioni collaterali legate chiaramente a questo periodo, a quello che è girato in questo periodo, però noi proprio come concezione volevamo fare un progetto speciale che uscisse anche in modo un po' diverso rispetto al solito, quindi non fare il percorso canonico del cortometraggio, ma farlo uscire un po' come appunto un progetto speciale, però doveva uscire subito, anche per la forma di home movie che abbiamo dato, diciamo, come proprio nell'estetica del film abbiamo preso delle scelte, sia per la tecnica con cui l'abbiamo girato, anche poi a livello di post-produzione, si ha l'impressione che sia quasi la videocassetta di una
di, no, del, di nostri, dei nostri nipoti o quelle che abbiamo a casa. E quindi era un po' questo, volevamo creare un ricordo di quello che ci è successo, raccontarlo attraverso, diciamo, uno sguardo intimo e vicino ai personaggi, dal momento che sono mio fratello e sua sorella, a tal punto infatti che alla fine loro recitano facendo se stessi e sono molto credibili, devo dire. Anche voi avete convinto, perché l'ho guardato tutto. No, bello, un bel film, complimenti. Grazie mille. E tra l'altro, insomma, adesso ci siamo conosciuti, quindi mi raccomando, teneteci al corrente di tutto quello, insomma, che farete, che succederà al film, ma anche ai prossimi progetti vostri. Grazie. Grazie mille. Grazie.